seme nero, la cui patria è il sud-ovest asiatico, è stato una delle erbe più popolari in medicina nel corso della storia. È una delle piante più scientificamente studiate. Mentre i benefici del cumino nero, che racchiude tutte le componenti benefiche del terreno, non si esauriscono con il conteggio, ogni giorno si scopre un nuovo beneficio. Questo seme, che fornisce incredibili benefici al nostro organismo con il suo ricco pool combinato, fa bene a molte malattie metaboliche. Quali sono i vantaggi dei semi di cumino nero? Quando e quanto dovrebbe essere consumato? Esaminiamo insieme. Puoi iscriverti gratuitamente al nostro canale prima di passare ai vantaggi. Siamo qui con un nuovo video informativo ogni giorno. Quali sono i vantaggi di consumare un cucchiaio di cumino nero al giorno? Il seme nero contiene grassi sani come l'omega 3, che protegge la salute del cuore. È un'ottima fonte soprattutto per l'acido fenolico. Contiene abbondante acido folico, niacina, ferro, calcio, magnesio, zinco, selenio e aminoacidi. Gli acidi grassi aiutano ad aumentare i livelli di colesterolo buono nel corpo, mentre aiutano ad abbassare i livelli di colesterolo cattivo. I fitosteroli che contiene riducono la formazione di infiammazioni nelle vene. Allo stesso tempo, questo seme è molto benefico per la salute del fegato. Chi pulisce il fegato, che pulisce tutto il nostro corpo? Naturalmente, semi neri, con le sostanze che riducono le tossine che contiene. Si assume responsabilità molto importanti per la corretta pulizia non solo del fegato, ma anche di tutte le strutture degli organi. D'altra parte, questo nutriente influisce sulla tolleranza al glucosio e sulla metformina. Ha un contenuto molto ricco di acidi grassi insaturi che bilanciano la quantità di zucchero nel sangue e controllano il modo in cui viene utilizzato dall'organismo. Crea un forte scudo protettivo per le malattie causate dagli squilibri zuccherini. Inoltre, questo nutriente è una buona fonte di fibra insolubile, che è insolubile in acqua e rimane nel tratto digestivo dopo il consumo. La fibra insolubile aiuta a migliorare la digestione assorbendo l'acqua in eccesso nell'intestino. Ci sono circa 10 grammi di fibra alimentare in 2 cucchiai di cumino nero. Questo rapporto supporta la crescita dei batteri probiotici nell'intestino crasso. Inoltre, l'omega-3 che contiene aumenta il metabolismo basale e un metabolismo ben funzionante facilita il controllo del peso a lungo termine, aiutando le cellule adipose ad essere utilizzate nel sistema energetico. Cumino nero per una struttura cerebrale più sana. Gli studi hanno scoperto che questo seme migliora l'attenzione e la concentrazione. Contiene potassio, che aumenta il flusso sanguigno al cervello e mantiene anche la struttura cellulare. Questo composto, che agisce per prevenire le malattie del cervello e ha benefici per la salute molto importanti, combatte lo stress e la depressione causati dai bassi livelli di serotonina. Quindi, ci sono danni del cumino nero? Innanzitutto questo cereale, che ha effetti molto importanti per il nostro stomaco e la salute intestinale con la sua struttura spugnosa e il contenuto di fibre, invade l'intero apparato digerente, compreso lo stomaco e l'intestino, se consumato in quantità elevate e per brevi periodi di tempo. Inoltre, c'è l'estratto di cumino nero tra i composti utilizzati oggi dal mondo medico. Pertanto, può interagire con alcuni farmaci. Soprattutto se hai farmaci che devi usare costantemente, dovresti consultare il tuo medico prima di aggiungere composti forti come il cumino nero alla tua dieta. Quindi, quanto dovrebbe essere consumato il seme nero? Gli esperti affermano che consumare un cucchiaino di semi di cumino nero 5 a 6 giorni alla settimana è molto benefico per il nostro corpo. Alla luce di queste informazioni, puoi aggiungere il cumino nero al tuo programma nutrizionale e beneficiare dei suoi benefici a lungo termine. Se ti piace il nostro video, non dimenticare di mettere mi piace e iscriviti al nostro canale se non sei ancora iscritto. Stai al sicuro, tieniti informato.